Come va? Come state? Nulla, ho iniziato un po' prima oggi perché avevo voglia di partire prima possibile con questa nuova diretta. Se avete seguito la Bologna Business School, sapete che oggi abbiamo in diretta con noi Mauro Porcini, che è il... Devo riconoscerlo però tra quelli che stanno entrando adesso, perché sennò sono problemi, che è il Chief Design Officer di Pepsi, è un italiano che sta facendo molto molto bene all'estero, sta rendendo fiera l'Italia, diciamo, del suo lavoro. È giovane, ha 42-43 anni, e sta portando proprio quell'italianità classica che ci viene riconosciuta appunto a livello globale come intelligenza e esperienza, la sta portando all'estero. Diciamo che ogni volta che un essere umano sul pianeta vede qualcosa di Pepsi è concepito esteticamente da un italiano. Questo è interessante. Parleremo con lui, visto che vive a New York, anche della situazione che l'America sta vivendo. Sapete che la curva sul Covid in America è abbastanza rilevante, nel senso che sta seguendo e superando per certi aspetti rispetto a certi dati anche quelli italiani, dati italiani. Parleremo di come vede lui il cambio generale e poi anche quello particolare sul suo settore nel mondo del design che il Covid sta introducendo. Quindi parleremo di un po' di questi argomenti. Adesso Insomma, ce ce l'abbiamo l'abbiamo fatta. fatta. E andiamo. Alleluia, come va? Ciao Ciao, bene. Te? Mauro, sono felice di conoscerti. Noi non ci conosciamo personalmente, però abbiamo un amico buono in comune. Probabilmente anche più di uno, Sì, è molto probabile, molto probabilmente. probabile. Ma tu sei a New York adesso? Io sono agli Hamptons, a 2 ore da New York, la mia casa al mare. Sono scappato da Manhattan. Quindi Tut anche tutti tu ti coloro che sei... potevano sono qua a È per questo intasare che gli New Hamptons. York è vuota, dici tu. Com'è il clima lì? Com'è la situazione, se posso chiederti? Ma guarda, è stato molto interessante vedere quest'onda che si è propagata dalla Cina fino all'America, perché prima l'abbiamo vissuta Passando tutti in dall'Italia. Italia. Esatto, prima l'abbiamo vissuta in Italia, tutti pensavano che fosse una cosa cinese, lontana, e poi in realtà è arrivata in Italia. Quando è arrivata in Italia, lì io mi sono veramente reso conto di quello che stava accadendo e ho cercato di avvertire i miei amici americani e sulle mie piattaforme di social media, avvertire un po' tutti, l'Italia era vista anche come noi vedevamo la Cina, l'America vedeva l'Italia, un mondo Certo. lontano, diversi, l'healthcare system non è all'altezza di quello americano, quando in realtà quello italiano è secondo al mondo a livello di performance, secondo i dati della World Health Organization, l'americano è Certamente già non è settesimo. confrontabile appunto con quello americano, per cui appunto tutto costa anche molto. E poi è arrivato anche qua, è arrivato però a New York la stanno sentendo e si stanno comportando abbastanza bene, ma il resto dell'America non è ancora arrivata con l'impatto che abbiamo a New York e quindi è un'onda che probabilmente sarà lunga e inizierà a mietere vittime più in avanti nel resto dell'America. La cosa che ha impressionato, poi non so se è vera, è a un certo punto quando si è parlato del contagio e dell'arrivo del Covid anche negli Stati Uniti, quando si vedevano le immagini delle file non fuori dai supermercati soltanto, ma fuori dai negozi di armi, che è una cosa Guarda, che ha lasciato. quello abbinato poi ad altre immagini che iniziano a girare in questi giorni di tutti i negozi che vengono barricati con Sì. lastre di vari materiali, ma da Louis Vuitton a Sephora, cioè di tutto, a New York City e in tante altre città americane. E ne parlavo ieri con alcuni amici americani, perché in America c'è questa tradizione dei Reals, cioè se la gente non ha soldi e non ha il cibo, va e entra nelle case o entra nei negozi e quindi io sono qui isolato agli È Hamptons e mi divertente chiedevo chiamarla tradizione, è bello, perché poi gli Hamptons sono anche un luogo dove a un certo punto qualcuno potrebbe arrivare, no? E questo, perché io tutti questi film spero. americani che abbiamo visto, sai, quelli con Will Smith sulla fine del mondo, Esatto.
Senti, allora io ti ho un po' presentato, però secondo me è divertente anche se tu hai voglia di raccontare un po' il tuo viaggio, perché tu sei un italiano pazzesco, cioè sei un italiano che fa grande l'Italia all'estero, sono quelle cose per cui dici che cos'è l'Italia, no? L'Italia è una regione, certamente, l'Italia è un popolo, sicuramente, però l'Italia è una proteina che esiste da sempre in America, forse più che in qualunque altro posto del mondo. Noi siamo, c'è Freda, per esempio, sempre lì a New York, che tu conosci probabilmente, che è un altro grande italiano, che è l'amministratore delegato di Estée Lauder, che è un amico, una persona che conosco bene e che, come dire, fa parte di questa comunità che rende l'Italia un popolo che non è geograficamente contenibile. È nel mondo e in Apple, in tanti luoghi del mondo, fa grande con quella proteina che noi abbiamo nel sangue, fa grande il luogo in cui è andato. E tu sei in Pepsi, tu sei il Chief Design Officer, Senior Vice President di Pepsi. Io posso dirti che c'è una pubblicità di Pepsi che ho visto una volta, non so se risponde a te, non credo, ma non importa, però sono impazzito quando l'ho vista, perché era questo bambino che andava in un distributore automatico a prendere una Coca-Cola e la usava come gradino per salire e pigiare il bottone più alto dove c'era scritto Pepsi, che ho trovato geniale perché richiama chiaramente gli anni 90 e gli anni 2000, quelli della pubblicità creativa, quelli in cui tutto quel mondo era in grande esplosione. Poi questo mondo della comunicazione è diventato sempre di più il design, è entrato molto di più nel tuo universo, cioè la creatività oggi è attaccata al prodotto, se mi consenti questo passaggio. E raccontaci un po' di te, cioè di quello che fai, come ci sei arrivato, cosa facevi prima. Ti va di dire due parole per quei Assolutamente, pochi che guarda, ancora. io parto dalla provincia italiana, da una famiglia normalissima come tante, in un quartiere non bene di Varese, ma con tantissima bella gente con cui sono cresciuto. E i miei genitori mi hanno sempre insegnato due grandi valori che io ho dato per scontato per tantissimi anni quando ero giovane. Me ne sono reso conto dell'importanza di quei valori probabilmente una decina d'anni fa. Ed erano da una parte la cultura, cioè loro erano il loro sogno era che io diventassi un professore universitario, era l'idea di cultura era la cosa più importante. E l'altro era i buoni valori, i buoni principi, che nella loro cultura significava la cultura cattolica, cristiana, ma in generale parlavano della bontà d'animo, di essere buoni, di essere brave persone. Io sono cresciuto con quei due valori. L'idea di successo economico, di successo in generale, non era nel loro modo di ragionare. Anzi, quando ho iniziato a fare un po' di successo, a fare un po' di soldi, io ricordo che mia madre all'inizio era molto preoccupata che mi perdessi, che perdessi la mia via, la mia direzione. Quindi arrivo da quel tipo di educazione, studio design quasi per caso. Le mie due grandi passioni erano scrivere, leggere, la filosofia, la letteratura e poi il disegnare. Disegnavo bene, mio padre era un architetto, ha sempre dipinto poi tutta la sua vita. Mia madre lavorava in finanza, ma scriveva, 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 quella era la sua passione. E quindi avevo anch'io queste sia talenti che passioni, e quindi alla fine sono capitato nel mondo del design. Faccio il Politecnico, mi laureo con Philips su il tema delle wearable technologies, quindi le tecnologie indossabili, la tecnologia incontro alla moda. Lavoro per un annetto in Philips e poi incontro, penso, un amico comune, Claudio Cecchetto. No, Sì, incontro grande. Claudio, e in pratica, guarda, questa è una cosa che io racconto spesso quando parlo con i giovani, con gli studenti. Io sarei potuto, avevo, in pratica, l'assistente di Claudio era l'amica di un mio amico. Questo organizza un incontro, andiamo in Via Media nella sua villa di Sì. allora, e sai, sono incontri in cui tu potresti andare e berti un drink con Claudio Cecchetto, in quel caso magari farti fare un autografo, oggi nel 2020 ti fai un selfie e finisce lì. Noi invece siamo andati con l'idea di proporgli qualcosa, ed era il momento in cui internet stava iniziando a esplodere, era il 2001 mi sembra, 2000, era il 2000. Lui aveva una società con Soru, con Tiscali, lavorava a tutto il mondo entertainment di Tiscali, di Soro, al suo sito Energy Bank, eccetera, eccetera. Quindi andiamo lì, gli proponiamo di utilizzare le tecnologie veramente innovative che arrivavano al Politecnico di Milano, noi freschi di laurea, per fare quello che faceva. E lui,
in quanto Claudio Cecchetto ci dice: ragazzi, cosa fate nella vita? Noi bleffiamo un po', gli diciamo che volevamo creare uno studio insieme, eravamo io e questi miei amici, e lui dice: fatelo con me lo studio. Un mese dopo io lasciavo Philips, un mese dopo creavo una società con Claudio Cecchetto, e con Claudio siamo stati quasi 3 anni, e sono stati dei 3 anni incredibili, perché Claudio mi ha insegnato una cosa che poi secondo me ha veramente plasmato un po' tutto il mio percorso professionale. Io lo cito sempre come uno dei miei 2 grandi mentori. Lui tutto quello che toccava innovava, cioè lui era ossessionato, e lo è ancora oggi, tuttora siamo in contatto quotidianamente, con questa idea di innovare. Lui deve cambiare, deve innovare fino all'autodistruzione ogni tanto, e deve continuare a cambiare. E mi ricordo, mi ha infuso questo tipo di mentalità, perché una mentalità non richiede un maggiore sforzo, è solo una diversa prospettiva. È un modo di guardare la realtà. No? Esatto, quindi dal piccolo progetto ai grandi progetti che cambiano il mondo, cercare sempre di fare qualcosa che non ha mai fatto nessuno prima. Claudio non l'ha mai chiamata innovazione, ma nelle grandi aziende americane, non oggi, nel mondo del business, nelle business schools del mondo, questa viene chiamata innovazione. E quella sacra fiamma che Claudio aveva, che con un'operazione quasi maieutica mi ha portato fuori, era un po' è stato un insegnamento fondamentale. Fast forward a dove sono oggi, chiudiamo la società con Claudio quando tutta la bolla di internet esplode, lui va a RTL 102.5, e io stavo iniziando a creare un mio studio in Svizzera, e per caso incontro 3M, ci si incrocia con 3M, questa multinazionale della tecnologia americana. Anche lì è un'altra storia che mi piace raccontare di solito ai giovani. Io vado a questo colloquio mentre stavo creando con un investitore in Svizzera il mio studio. Quindi vado più per curiosità. Avevo portato avanti le mie wearable technologies dalla tesi di laurea, erano state esposte al Louvre, all'Art Center di Seul, e 3M era una delle aziende che mi aveva fornito delle tecnologie. C'erano svariati contatti con loro. Per farla breve, mi chiamano per una posizione di design a livello europeo per il mercato consumo. Io vado lì un po' scettico, curioso, ma non interessato, e poi mi trovo davanti in pratica un'azienda che non capiva nulla di design, ma che aveva un portfolio di tecnologie pazzesco, un portfolio di brand incredibili che molti non conoscono. Molti conoscono il Post-it, lo Scotch, ma c'è una marea di altre cose che 3M ha inventato e produce. E quindi ci sono 2 modi di interfacciarsi con una situazione del genere. C'è chi, probabilmente la maggior parte delle persone, direbbe: va, questi non capiscono niente di design, dove vado? E ci sono invece quelli che sono un po' i sognatori ingenui, come sono sempre li stato io. Io vado e cambio tutto qua. E avevo 27 anni, era la periferia dell'impero americano, quindi il sogno era molto ingenuo. Ma dico oggi, se non hai un sogno da realizzare, non riuscirai mai a realizzarlo. Quindi i sogni devi averlo. E tanto pensare in piccolo e lavorare in piccolo costa lo stesso sforzo e trovi le stesse difficoltà che pensare in grande e cercare di cambiare in grande. Quindi vale sempre la pena scommettere sulle grandi scale, e la maggior parte delle persone non lo fa. E vabbè, poi sono entrato in 3M 10 anni lì, e poi 7 anni fa sono passato a PepsiCo, ho iniziato questa nuova avventura a New York. Adesso parleremo di Pepsi, però la cosa che hai, tra le cose che hai detto, prendo un concetto, cioè la capacità di immaginare quello che non c'è, che è un po' quello a cui siamo tutti quanti noi obbligati anche in questi giorni, no? Ci stiamo immaginando, ce lo stiamo dicendo tra di noi con dei video, con dei post, appunto, scrivendolo, immaginando un mondo che non c'è e che vorremmo costruire. E l'inizio di una costruzione, l'inizio di un design futuro, è sempre una cosa invisibile nella testa di qualcuno, no? Poi diventa magari un buon disegno se lo sai disegnare bene, e questo processo piano piano comincia a prendere forma, gli altri che prima non capivano cosa stavi dicendo iniziano a vederlo, e piano piano diventa reale. E secondo te, è la domanda un po', se vuoi, filosofica che ti faccio, visto che di quegli studi ti sei anche occupato, secondo te questo, cioè la realtà, e lo chiedo al creativo, la realtà quanto è effettivamente puramente, diciamo, frutto di questo processo immaginifico che le persone hanno, e quanto in realtà è, come dire,
è un dato oggettivo, cioè quanta soggettività c'è nel processo della realtà come conosciamo, cioè si può veramente, John Lennon cantava Imagine e cercava anche qua di dire, di fare questo inno eterno, no? Di immaginare un mondo che oggi non c'è e nell'immaginarlo forse succede. Ecco, questo gioco, quanto è utopia e quanto è realtà dal tuo punto di vista? Guarda, ci sono tanti libri scritti su questo argomento, quanto l'umanità è in grado di disegnare la realtà, quanto disegni per esempio le tendenze, quanto invece accadono. È un mix di fattori, ovvero c'è un gruppo di persone, poi una società intera che si immagina e sogna una realtà futura e inizia una serie di reazioni che poi dopo incontrano la casualità più totale. E quindi questo mix tra visione, capacità di creare, di produrre, di sognare e la casualità degli eventi, quando inneschi una reazione succede una cosa che non, tutta una serie di cose che non puoi controllare, è quello che crea un po' il futuro. Ed è importante quindi la capacità delle persone di riuscire a sognare con positività, con ottimismo. Viviamo in un momento, questo specifico momento di grande transizione, siamo sospesi tra due mondi, una realtà che conosciamo e una realtà che sta per arrivare. E quando la gente si interfaccia con questo tipo di incertezza, entra in gioco una parte del nostro cervello, la parte limbica che controlla le emozioni, comprese la paura, l'ansia, molti reagiscono in quel modo. Ci sono invece quelli che reagiscono con ottimismo, che sono quasi eccitati da questo stato di transizione. Io sto scrivendo un libro ed è stato molto terapeutico per me, mi sono ritrovato nel primo capitolo a parlare di questo stato di sospensione, come lo definisco, tra mondi diversi, che è stato un po' il filo conduttore di tutta la mia vita. La sospensione tra Varese, la campagna da una parte, e Milano e la città dall'altra, la sospensione tra il mondo del design e il mondo del business, tra l'America e l'Italia. Sono sempre stato un po' sospeso e molti ancora una volta si trovano male in questo stato di sospensione, si trovano in ansia. La maggior parte delle persone ha bisogno di essere inquadrata in un sistema particolare, in una job description sul tuo lavoro. Tu fai quello e hai un ruolo nella società. Alcuni in realtà poi si trovano invece a proprio agio in queste aree grigie. Perché in queste aree grigie, perlomeno adesso parlo di me stesso, io ho trovato sempre la mia identità. Sono riuscito a creare un qualcosa per me che era unico, che non aveva nessuno. Sono tra l'Italia e l'America, sono tra il design e il business, ho un qualcosa che non ha nessuno. È difficile perché a quel punto trovi roadblocks continuamente, ma è eccitante. E per chiudere, viviamo adesso in questo mondo di mezzo. Quindi abbiamo la possibilità come società e poi come individui, perché è una responsabilità che abbiamo a livello personale, individuale, di sognare un'identità nuova per la nostra società, nuovi valori, nuovi modi di vivere. Viviamo in un mondo in cui purtroppo il dio denaro e il dio successo erano l'obiettivo della maggior parte di noi. Cioè le persone cercavano di arrivare a quell'obiettivo pensando che fosse il fine ultimo. Chi poi ci arriva si rende conto che in realtà se non hai dentro qualcos'altro, nel tuo cuore, nella tua testa e nel tuo spirito, certo, trovi il vuoto più totale. Perché in realtà il denaro e il successo nella storia dell'umanità, se ci pensi davvero, sono in realtà solamente dei mezzi, non sono il fine. Dei mezzi per arrivare a cosa? Beh, per arrivare a soddisfare tutta una serie di bisogni umani, e io da designer li studio quotidianamente, che sono definiti dalla piramide di Maslow. Cioè noi abbiamo dei bisogni fisiologici, abbiamo dei bisogni, cerchiamo la nostra sicurezza, poi nel mezzo cerchiamo la nostra self-esteem, cerchiamo la realizzazione personale, sono i bisogni sociali, e poi si arriva fino alla punta della piramide, il purpose, il senso della vita, il senso della tua vita, della vita della società. Quelli sono i veri bisogni. E viviamo nell'illusione che i soldi e il successo ti facciano arrivare lì. In realtà no. Sono altri. Però è anche vero, però è anche vero che per arrivare sulla cima della piramide a farsi quel genere di domande devi aver risolto quelle precedenti, perché sennò ti portano giù, diciamo così. La grandezza, se vuoi, del nostro tempo è che ha risolto quasi per tantissime persone, quasi in automatico la nostra civiltà, tante cose fondamentali legate per esempio alla sopravvivenza. Non vale per tutti chiaramente, però vale certamente per molte persone. Andrea,
Andrea, hai detto una cosa molto importante, non vale per tutti. Io ho fatto un viaggio in Africa qualche mese fa e poi il mio lavoro mi porta in India e in tante altre realtà. Ci sono miliardi di persone che non hanno raggiunto la base della piramide di Maslow. Sono in conversazione quotidianamente con amici che ho avuto in Africa che adesso hanno paura del virus, ma non per il virus, perché non c'è nessuno negli hotel del Kenya, perché non, i taxi non vanno, gli ristoranti non vanno, questi stanno morendo di fame. Quindi la realtà qual è quando parlo di cambiare i valori della società moderna, successo e denaro? Pensiamo all'uomo preistorico. Nel mio libro sto parlando dell'homo habilis, della preistoria, c'è un libro bellissimo sul tema Sapiens che parla di questo tema. Esatto, esatto. E se tu pensi all'uomo sulla Terra, alla fine quello di cui abbiamo bisogno è di un fulfillment di tutti quei valori, dalla sussistenza primaria fino alla realizzazione a livello sociale e personale. Quello crea felicità. È stato studiato da psicologi, da filosofi, certo, da chiunque. Lo sappiamo, è quello. Quindi tutto il resto è stato creato artificialmente. L'economia, il modo in cui viviamo, è stato creato artificialmente. E non è il giusto modello per servire l'intera umanità. Ci sono ci sono miliardi di persone che non vengono servite da questo modello. E senti, anche mi piace che molto, scusami, però mi piace puntellare quello che stai dicendo con una sottolineatura, no? Perché sembra una riunione veramente sul design del futuro, cioè post-Covid, come se fosse non un prodotto, non mi piace, ma un'opera proprio dell'ingegno, no? Il nostro futuro che si può immaginare e si può vedere. Io però vorrei entrarci adesso provando a sfiorare un po' il tuo lavoro, no? Perché una cosa che mi sono chiesto quando ho saputo, insomma, della tua disponibilità è questo, cioè con gli algoritmi, con i dati, il lavoro della creatività spesso verrebbe da pensare, può essere, si può immaginare possa ridursi, perché i dati elaborati, la risposta dell'utente, la user experience così profondamente, come dire, che si automodella, no, attorno ad ognuno degli utenti, e quindi li divide in segmenti, ognuno. Ecco, questa quantità di dati così elaborati potrebbe distruggere, ribadisco, verrebbe da pensare, il lavoro del designer, cioè di chi immagina qualcosa dall'alto della sua creatività per tutti quanti, quelli che poi fruiranno di quell'oggetto, piuttosto che di quell'esperienza in senso più generale. Tuttavia non penso che tu sia d'accordo con questa frase, ovviamente. Quindi te la butto come una provocazione. Vai. Per sapere cosa ne pensi. Guarda, tu pensa, c'è un libro bellissimo che è la biografia di Phil Knight, il fondatore di Nike, pubblicato recentemente. Io la storia la conoscevo come la conoscono tutti, ma soprattutto perché ho assistito a una conferenza parecchi anni fa in cui il capo del design di Nike descriveva l'inizio di tutta quell'azienda. E l'inizio era questo personaggio, Phil Knight, che era lì con gli atleti, creava una scarpa, la metteva al piede dell'atleta, l'atleta correva, tornava, gli diceva quali erano i problemi, questo la modificava, gliela rimetteva al piede e così via. Questo è il processo di design, ovvero è il processo di innovazione. Ora, qual è il problema che abbiamo oggi? Che questo processo poi si spalma su realtà multinazionali, miliardi di persone, processi incredibili, e quindi in pratica cosa sta succedendo? Si crea una distanza tra Phil Knight, il designer, l'innovatore, e il consumatore, l'atleta. E quindi ha bisogno di processi, di ricerche, per cercare di capire questi cosa vogliono. Anche perché non è uno solo, ma sono milioni di persone che eventualmente servi con i tuoi prodotti e con i tuoi servizi. I dati non sono altro che l'atleta che ti parla. Che il feedback, cioè, che torna. Il feedback. Ma se qualcuno pensa che il feedback poteva essere necessario senza Phil Knight che disegnava la scarpa, allora abbiamo un grande problema. Cioè i dati non sono altro che informazioni amplificate e più accurate. Oggi, per fortuna, abbiamo la possibilità di avere una fotografia più accurata di quello che i consumatori vogliono. Ma poi siamo noi creativi, è l'essere umano che deve interpretare quei dati. Io ho Barbara avuto lo stesso... Scusa. No, dicevo solo che Barbara Caffagna su questo argomento stava dicendo qualcosa di simile, che però volevo aggiungere al tuo discorso, cioè che il lavoro ripetitivo fatto dal digitale, fatto dai dati, in realtà libera la creatività. Ritieni che sia così, no?
Cosa intende esattamente? Infatti mi piacerebbe sentirla, perché questo è un argomento a cui anche lei è molto affezionata. Però Barbara, se vuoi scriverlo sotto, forse riusciamo a leggerlo. Volevo coinvolgere anche Barbara, che su questo, secondo me, ha anche chiacchierato con tanta gente, parlando proprio della prospettiva del digitale. Immagino che il senso della liberazione della creatività, ha detto che secondo me la creatività nasce libera, muore libera e rimane sempre libera, però viene dal fatto che il digitale non muterà questi processi profondamente umani. Secondo me li amplificherà. Guarda, l'unico grande dubbio che ho, però poi dopo è un dubbio che trascende il design, è veramente un dubbio sulla società tutta, è se il digitale, le tecnologie del futuro riusciranno a ricreare il modo di pensare e di sentire dell'essere umano, ovvero l'intelligenza artificiale assoluta. Allora a quel punto sì, forse non avrai più bisogno dell'essere umano, però non solo nei processi di innovazione, qui poi dopo non avremo più bisogno dei governi, in tante altre situazioni. È una realtà che non so se è auspicabile o assolutamente non auspicabile, perché si perde totalmente controllo. Io su questo, come dire, ho avuto, cioè è un tema che a me affascina molto, ovviamente ci ho pensato, ci ho anche scritto su questi argomenti. Mi interessa, essendo profondamente umanista, sono convinto che in realtà valga il viceversa, cioè noi costruiamo una società, costruiamo una tecnologia per noi, e quindi deve essere a funzione della nostra evoluzione, e sono profondamente convinto che la malattia, l'errore siano parte, e tutte le negazioni all'efficienza che il digitale vuole affermare siano parte di un processo fondamentale che nell'uomo è l'evoluzione interiore e anche storica che lui compie. Quindi viva gli errori, cioè viva tutto quello che non funziona. Io immagino che molte delle cose che tu hai costruito nella tua carriera siano spesso nate da coincidenze assurde, se non addirittura appunto da errori. Sicuramente da problemi, perché chi fa il lavoro del creativo vive masticando problemi, metabolizzando problemi e producendo soluzioni a questi problemi. Senza i problemi tu non esisti come, no? Come professionista, intendo, no? E guarda, sei d'accordo? Sì, assolutamente. L'errore fa parte dei processi di innovazione. Ed è molto interessante il rapporto che c'è tra il mondo e la cultura del marketing da una parte e il mondo della ricerca e sviluppo e della scienza in generale. Io ho lavorato per 10 anni in questa azienda technology driven, 3M. Per gli scienziati di 3M era chiaro, così come per gli scienziati di tutto il mondo, è chiaro che per arrivare a un'innovazione finale, a un'invenzione, a un brevetto, devi fare migliaia e migliaia di esperimenti. Ciò che vengono chiamati esperimenti nel mondo della scienza, nel mondo del business vengono chiamati errori. In realtà dovremmo cambiare il vocabolario. Sono esperimenti. Ora devi creare un modello di business e un modello finanziario che con la tua azienda ti consenta di gestire l'inefficienza di quegli errori, l'inefficienza finanziaria di quegli errori, e uno. E due, devi creare un sistema per imparare dagli errori. Se pensi a un'azienda come la nostra, da 265.000 persone, se uno fa un errore in un business e poi ruota e va in un altro business, quell'errore resta un errore e nessuno impara. Quindi uno dei grandi errori che molti hanno fatto in questi anni è stato celebrare l'errore senza citare però la necessità di avere sistemi per imparare dall'errore. Tra l'altro qui i dati possono, e l'intelligenza artificiale possono diventare molto utili per estrarre insegnamenti dall'errore anche nei processi di innovazione dell'azienda. Una cosa che ho visto in un tuo video che mi è piaciuta molto è quando parli il tuo passaggio, il tuo ragionamento sull'innovazione applicata anche alla stampa 3D, per esempio, a quanto oggi la tecnologia abbia accelerato e avvicinato i tempi dall'idea all'oggetto. E quindi oggi arrivare ad avere, facevi nel video che ho visto, riferimento al coltello, no? Uno vuole produrre con una stampante 3D un coltello, la spiega in una grande azienda strutturata, piena di funzioni, di processi, difficile che una grande azienda colga tutte le sfide, perché ovviamente lo status quo delle grandi aziende è molto difficile da scalfire, no? E quindi è difficile anche convincere gli altri di un'idea innovativa. Però la tecnologia consente di farlo un po' meglio. Puoi spiegare un po' meglio, un po' dal dentro anche di un'organizzazione complessa. Guarda, come quella di un'azienda di 200 rotti persone, come dicevi, 200.000 euro. È un punto importantissimo quello che stai menzionando, ovvero, allora,
partiamo dal presupposto che tutte queste multinazionali, soprattutto nel largo consumo, poi in generale in tante altre industrie, non hanno mai veramente avuto bisogno di innovare. Ovvero, sono state innovative quando sono partite, quando hanno inventato un prodotto vincente che le ha rese le multinazionali che poi sono diventate. Ma nell'arco degli anni hanno solitamente innovato in modo incrementale o eventualmente comprato nuove aziende quando dovevano innovare in modo radicale. E anche in quelle tecnologiche, solitamente è un'innovazione dettata dalla pipeline tecnologica, quindi si inventavano nuove tecnologie e poi ci creavi sopra un prodotto. Apple ha rotto quel tipo di mold, cioè Steve Jobs è riuscito a fare cose diverse, ma per farlo ha perso il lavoro, cioè l'hanno fatto fuori, il sistema di business. Tra l'altro proprio dall'amministratore delegato che era di Pepsi. Di Pepsi. Guarda, io amo la storia di Steve Jobs, il libro, la biografia di Steve Jobs di Isaacson è un libro stupendo che consiglio a tutti. Io sono andato al colloquio con PepsiCo, col CEO di PepsiCo, con il libro di Steve Jobs nelle mie mani, con la pagina in cui Isaacson citava Scully, che era il CEO di Pepsi e Job che gli diceva tu vuoi lavorare per un'azienda di bollicine, non mi ricordo cosa gli aveva detto. E io sono andato da Indra Nui, la nostra grande CEO, e gli ho detto io voglio venire qua per far vedere che il design può cambiare il mondo anche in un'azienda di bollicine, che veramente possiamo fare cose grandi per la società da questa piattaforma a questa azienda. Adesso ho perso totalmente il filo di questo. No, andiamo avanti, non guardiamoci indietro. Di che cosa sei più fiero tra le cose che hai fatto in Pepsi, invece? Ma secondo me guarda, sono fiero di questa cosa che stavo raccontando prima. Ah, bravo. Il fatto che per la prima volta tutte queste aziende devono però innovare. Ovvero, oggi, chiunque, ognuno dei 210 persone che ci stanno ascoltando adesso, può avere un'idea, trovare accesso al funding da siti come Kickstarter.com per il crowdfunding fino a diverse fondi di investimento ormai in giro in tutto il mondo. Quindi c'è accesso al denaro, alle risorse in modo più semplice che solo 10 anni fa. Il costo del manufacturing si sta abbassando. Puoi andare direttamente con l'e-commerce, direttamente al consumatore nella maggior parte delle industrie e poi puoi crearti il tuo ecosistema di comunicazione con i social media. Ovvero, tutte queste aree le grandi multinazionali creavano le barriere all'entrata sono aperte, non ci sono più queste barriere all'entrata. Quindi Pepsi si ritrova a competere con il produttore di soda di Brooklyn o nella cittadina cinese che non abbiamo mai sentito nominare. Quindi per la prima volta tutte queste multinazionali devono fare innovazione. E quindi qui torniamo all'esempio che citavi prima. Quello che viene chiamato design thinking, o comunque il modo di lavorare dei creativi, dei designer, si basa su 3 pilastri. L'empatia, la strategia e la capacità di fare prototipi. L'empatia è la capacità di comprendere appieno i sogni e i bisogni delle persone. Una volta che hai capito quello, lo traduci nella strategia, ovvero ciò che è rilevante per l'azienda, dal punto di vista di processi, cultura e modelli di business. A quel punto inizia a creare prototipi. Cioè, quello è importantissimo. Troppe volte, soprattutto il mondo del business, del marketing, è paralizzato in queste strategie, in queste teorie, e nulla accade. La capacità di creare, di prototipizzare, è fondamentale. E ci sono svariati vantaggi, ne citavi qualcuno prima. Nell'esempio del coltello, se disegni un coltello, tutte le persone collegate adesso vedranno un coltello diverso. Immaginando un coltello diverso, anche se io lo disegno, però tutti vedranno quel coltello. Nel momento in cui lo disegno, io allineo tutti. Non sai quanti meeting siano in queste aziende in cui, anzi, probabilmente lo sai benissimo, in cui tutti sono d'accordo in quella stanza durante il meeting, poi escono e vanno tutti in direzioni diverse, perché c'è questo lost in translation sulle idee. Quando invece disegni qualcosa, crei qualcosa, siamo tutti allineati, senza confini di geografia e di tempo, il tuo capo, il tuo CEO, i tuoi team in giro per il mondo. Poi a quel punto il marketer nella stanza può dirmi ok, il coltello dovrebbe avere un brand più grosso sul manico. Quello della Rendimi potrebbe dire che il manico non è abbastanza comodo. Ognuno quindi, e molti potrebbero pensare Mauro è veramente un designer scarso perché ha fatto un coltello veramente non perfetto. In realtà quello è il grande valore del design thinking. Ovvero io ho creato un qualcosa che ha permesso a tutte le varie funzioni dell'azienda e poi successivamente i clienti, i consumatori, di co-creare con me.
di creare un prodotto più efficiente, di più alta qualità. E quella è il grande valore del design. La connessione tra i sogni e i bisogni degli utenti, le strategie dell'azienda e la capacità di iniziare a creare per sviluppare idee e soluzioni velocemente, in modo efficiente e con alta qualità. Io amo molto questa cosa, perché quando ti sento parlare e il modo con cui scegli le parole riverbera su altri aspetti sempre del digitale, e più o meno sono gli stessi concetti che vengono declinati, no? Il lavorare in modo collettivo su uno stesso oggetto, il fatto che non esiste più il giornalista e tutti lo siamo, non c'è più una televisione e lo stiamo facendo tra di noi. Cioè è tutto questo che chiamiamo digitale, questa grande rivoluzione che è quella del nostro tempo e sicuramente lo sarà sempre di più, ha su questi presupposti concettuali una infinita serie di declinazioni e alla fine impatta su ogni mestiere. Tu stai raccontando il tuo mestiere ed è affascinante vedere come anche nel tuo, in modo specifico e concreto, visto che lo fai tutti i giorni, questi principi teorici del digitale siano assolutamente leggibili. Il dean della Bologna Business School, cioè il professor Bergami, mi chiede di chiederti, a proposito sempre di beni e di questo futuro che stiamo immaginando con ottimismo, ma che certamente avrà delle difficoltà ad affermarsi da un punto di vista economico come il futuro, diciamo, del lusso. Ecco, come vedi, quale futuro vedi per grandi aziende del lusso, per esempio italiane, francesi, europee, che hanno questa specificità di non essere prodotto di massa e a livello di piramide di Maslow legato a un bisogno primario, come può essere, con tutto il rispetto, anche una bevanda. Quando arriviamo a quei prodotti un pochettino più sofisticati, secondo te riceveranno? Molti si sono convertiti a fare mascherini, no? Mascherine o camici. Ci saranno cose molto serie da dover valutare rispetto al futuro del lusso oppure no? Che cosa, poi la storia ci insegna, se guardi anche quello che è successo dopo le guerre mondiali, ci sarà un momento di crisi, ma poi il sistema si risolleverà. Il lusso ha un ruolo importantissimo nella società, perché tornando a quei bisogni primari, mentre il successo e il denaro eventualmente non lo sono, la self-expression è alla cima della piramide di Maslow. Quindi più soddisfiamo la base, più ci si inizia a spingere verso l'alto. L'abbiamo visto con la Cina, sempre di più accadrà con l'India, cioè c'è un bacino d'utenza che si espanderà sempre di più e non c'è virus che possa frenare questa corsa verso la self-expression. Ora bisogna capire però quali saranno i valori del lusso in questa nuova società. Abbiamo già visto negli ultimi anni che problemi della sostenibilità ambientale, soprattutto nelle società occidentali, l'ostentazione della ricchezza, per esempio, non è stata vista in modo positivo, cioè si è evoluta negli anni. Negli ultimi anni abbiamo visto sempre più brand del lusso che hanno dovuto o voluto aggiungere quello che in americano chiamiamo un purpose alla loro missione, ovvero essere solo un'azienda, un brand che significa soldi, che significa per il consumatore io ho lo status economico di potermi permettere quel brand, non è più positivo nella società in cui viviamo, in cui in pratica c'è un grande divario tra i pochi ricchi e poi dopo le masse, soprattutto dopo la crisi del 2008. La crisi finanziaria del 2008 ha cambiato tutto. Il sogno americano è iniziato a crollare miseramente, il sogno che era basato su una classe media con una ricchezza enorme concentrata sul territorio americano e poi spalmata, condivisa attraverso tutti gli strati della popolazione, quel sogno non funziona più per il semplice motivo che tutta quella ricchezza adesso è spalmata su tutto il mondo, sulla Cina, sull'India, sull'Africa, sul Latin America, sempre di più, e sempre di più sarà spalmata. Quindi c'è questo divario importante, quindi una grande parte della popolazione ha iniziato a vedere il successo puramente economico come qualcosa di negativo. Questo è lì da anni in Italia e quindi tante aziende, ripeto, hanno dovuto trovare un motivo di esistere più etico, da Prada che investe sull'arte a tanti brand che stanno investendo sulla sostenibilità. Sono iniziative che in molti casi sono autentiche, perché Miuccia Prada sicuramente ama l'arte, è una sua passione,
ma sono anche strategiche, sono iniziative che tendono a legittimare un qualcosa che non è più sufficiente, anche se è estremamente importante. Io voglio andare in giro con una Ferrari, ma voglio che, oltre a dire io posso permettermi una Ferrari, quel brand abbia un purpose sociale che dia poi, che legittimi quell'acquisto, che dia un senso anche al fatto per cui io l'ho comprato. E questo, dopo questo virus, andrà avanti, si amplificherà ancora di più. Metto insieme tre concetti che sono, non so che cosa ti fanno venire in mente, cioè il lusso, come l'abbiamo conosciuto a partire dagli anni Ottanta, il lusso, diciamo, accessibile o il lusso sostenibile. Cioè, ci sarà un tipo di lusso diverso con cui dovremo fare i conti e su cui concentrarsi nel disegnarlo dal punto di vista del mercato, oppure no? Cosa pensi? Ma guarda, il lusso poi è definito dalla scarsità, dalla difficoltà d'accesso. Potrebbe essere un accesso economico, non ho i soldi per permettermelo. Potrebbe essere un accesso, i veri brand esclusivi, il vero lusso non è solo quello che non ti puoi permettere, è quello a cui non ti danno neanche accesso. Cioè c'è un numero limitato di Ferrari che tu ti puoi comprare. La Birkin di Hermès te la vendono quando decidono loro. Quando vogliono loro. I Rolex, alcuni tipi di Rolex, tipo per esempio il Pepsi Rolex, è introvabile, quindi si lavora sulla scarsità dell'accesso. Quindi il lusso è definito dall'accesso, talvolta economico-materiale, talvolta è proprio un accesso fisico al bene. E quindi quello sarà il lusso anche in futuro. Però ancora una volta è un lusso che deve avere senso, che deve avere significato, che deve avere un valore etico, soprattutto in determinati paesi. Poi io, lavorando un po' con tutti i paesi del mondo, questo è vero in alcuni paesi più di altri. Cioè è interessante vedere come tutti i vari paesi sono in diverse fasi di sviluppo, di evoluzione. Quello che ti ho appena detto non vale nei paesi arabi, non vale a Mosca e in Russia, e in Cina diciamo che sono a metà strada, stanno uscendo da una posizione che è più vicina a quella russa e si stanno avvicinando sempre di più a quella occidentale, ma in modi diversi. Quindi i valori della sostenibilità saranno importanti anche nel lusso in futuro, i valori etici e sociali saranno importanti sempre di più anche nel lusso. Voi quante bottiglie fate? Scusa se ti chiedo. Sai che, guarda, il numero non lo so, ma qua domandone, ma tante. No, perché il cambiamento culturale sul tema della sostenibilità di un'azienda come la vostra, come quella che voi e, diciamo, una decina di altre grandi aziende del grande, appunto, di grande consumo possono fare, cioè l'impatto che voi potete avere su questa parola sostenibilità e renderla reale è devastante, no? Quindi tu disegni quell'oggetto che immagino oggi sia sempre di più non solo design inteso nel senso estetico del termine, ma anche design nel senso appunto sostenibile del termine, che sia, non lo so come lo fate, come lo state immaginando. Guarda, quanto tempo dedichi a parlare di questo argomento quando progetti una bottiglia? Scusa se vado su una lattina o un... Mi sposto, tra l'altro sono sotto il sole. Tantissimo tempo. È una delle grandi sfide che abbiamo oggi. Guarda, la sostenibilità, ovviamente molti pensano, mio Dio, Pepsi, Coca-Cola, Nestlé, miliardi di bottiglie di plastica nell'ambiente. Allora, prima di tutto, questo è il mondo da cui arriviamo, cioè che abbiamo ereditato dai nostri genitori e che qualcun altro ha creato. E aziende, parlo per la mia azienda adesso, PepsiCo sta investendo tantissimo sul mondo della sostenibilità cercando di cambiare questo modello. Qual è il grande problema? Allora, prima di tutto, ci si lavora su ambiti diversi. Da una parte c'è il riciclaggio, cioè bisogna riciclare il prodotto. E qui è una combinazione tra il cittadino, il governo e tutta una serie di infrastrutture. Quindi c'è questo. E in Italia, guarda, siamo molto più avanzati rispetto a tanti altri paesi come l'America, ma siamo indietro rispetto alla Svezia, che ricicla il 100% certo. dei prodotti. Quindi c'è questo sforzo. Poi c'è eventualmente un qualcosa di alternativo alla bottiglia di plastica o alla lattina. E può essere alternativo dal punto di vista di materiali, ma purtroppo ancora la scienza non ci ha dato dei materiali che ci diano questo tipo di opportunità a quei livelli, con la distribuzione di massa. Speriamo nel biodegradabile in una serie di forme nel prossimo futuro, però comunque ancora non abbiamo una soluzione lì. Quindi il terzo scenario, tra l'altro complementare ai primi due, è quello di usare qualcosa di diverso,
bottiglie riutilizzabili. Noi abbiamo molti progetti che abbiamo lanciato in questi anni, da Drinkfinity, che sono queste bottiglie con un pod che metti sulla bottiglia, dove hai il tuo concentrato con i sapori e un concentrato funzionale, quindi vitamine, spirulina, turmeric, eccetera, eccetera. Quindi riempi la bottiglia d'acqua potabile, d'acqua del rubinetto, e poi ci aggiungi i tuoi flavor sopra. L'abbiamo lanciata in Brasile, poi in America, sta facendo una difficoltà pazzesca a crescere. Abbiamo appena lanciato adesso una macchina intelligente, che in pratica c'è uno schermo tipo un iPad. Tu selezioni la tua base, la tua acqua, è una macchina che personalizza l'acqua, e poi puoi aggiungere anidride carbonica a diversi livelli, puoi dargli dei flavor con diverse intensità, la temperatura dell'acqua, in un prossimo futuro anche altri sali minerali e altre sostanze. Quindi la personalizzazione totale della tua acqua. Hai una bottiglia con un codice QR, con un QR code, vai davanti alla macchina, la macchina ti riconosce, ci sono le tue impostazioni, non devi pagare perché hai una subscription mensile alla Spotify, e quindi l'abbiamo lanciato un anno fa, e adesso la puoi trovare nell'headquarter di Google a New York, in moltissimi hotel in America. Insomma, stiamo iniziando a spingerla. Tra l'altro la produciamo, non so se questo possiamo dirlo o meno, ma io lo dico lo stesso, un'azienda italiana del nord Italia. È una macchina americana. Sì, quindi orgoglio che italiano. Bello. Questo è un altro esempio, ma al di là degli esempi, ce ne sono tanti altri. Il mio messaggio è questo. Se la gente non compra queste soluzioni e continua a comprare bottiglie di plastica, è veramente dura cambiare il sistema. Quindi io, quando vedo le persone che attaccano queste multinazionali, non capendo che in realtà stiamo cercando di fare di tutto per cambiare il sistema, ma abbiamo bisogno che le persone comprino le alternative. E perché non le comprano? Perché comunque impatti la convenienza. La bottiglia di plastica ha quella diffusione perché è pratica. La compri dovunque tu sia, te la bevi e te la butti via. Non c'è nulla di più pratico di quello. Quindi ci vuole un sacrificio del cittadino per cambiare le abitudini, uno. Due, l'acceleratore sarebbe i governi. I governi possono veramente cambiare le cose. Io ricordo, e qui chiudo, quando ero in 3M avevamo post-it e scotch green, ecologici. Era veramente difficile spingerli. Mi ricordo in America, perché c'erano comunque dei piccoli compromessi sulla qualità del prodotto, magari il suono del nastro adesivo. Era difficile. Fino a che la comunità europea ha imposto, non mi ricordo in che anno, che il 50% dei prodotti da ufficio delle amministrazioni pubbliche dovevano essere green, ecologici. All'improvviso c'è stato un boom dentro 3M di produzione e di lancio, di innovazione su quel tipo di prodotti. I governi credi comunque che la posizione, diciamo, nel mercato, essendo tu in un'economia profondamente liberale come quella americana, però il mercato possa essere ancora su queste cose fondamentali guidato attraverso i governi. Mi devi dire, perché sennò non mi lasciano chiudere nessuna diretta, qual è quell'azienda del nord Italia che sta lavorando con PepsiCo? È un'azienda manifatturiera di questi tipi di dispenser di bevande. Sai che non mi ricordo onestamente il nome. Se è quotata non lo dire, soprattutto se ancora non è ufficiale la notizia. Senti, ho detto una roba che non dovevo dire. No, volevo chiederti, per concludere, tra le domande che sono passate sotto, ce n'era una che mi ha fatto ridere quando è uscita, che è: bevi Coca-Cola tu? Io non bevo le cola in generale, bevo i buon vini italiani e un sacco d'acqua. Bravo. E veramente tu non bevi neanche la Pepsi? Ma non ho mai bevuto le Voi l'avete la ricetta della PepsiCo? Perché sai che la storia è fondata su questa leggenda della ricetta della Coca-Cola, l'ingrediente segreto, no? Voi non avete un... No, ce l'abbiamo anche noi, è interessante. La conoscono solo, non mi ricordo se 5 o 10 scienziati in azienda e il CEO. Scienziati. Nessun executive la conosce, quindi c'è proprio questo gruppo di scienziati che lavorano alla ricerca. Perché... Come? Scusami, no, non volevo finire, credevo avessi chiuso sugli scienziati. No, ma in pratica quando poi vanno in pensione viene passato con una cerimonia a qualcun altro, e quindi si rinnova questo segreto nell'arco degli anni.
che poi alla fine, parliamoci chiaro, è un segreto di marketing adesso, perché cioè, non è che ci voglia molto a capire le formule della Coca-Cola e della Pepsi con le tecnologie di oggi, è più una... La tua CEO, la tua grande capa, che tipo è, per concludere? Perché c'è una domanda che è arrivata ed è interessante, perché ha fatto un grande cambiamento culturale nell'azienda quando è arrivata, dal punto di vista soprattutto e molto anche nel tuo campo, proprio nel design. Sì. Guarda... Sì, che tipo è? Mi interessa parlare di una donna leader importante come lei. Sì, prima di tutto Indra Nui è il suo nome, ha lasciato l'azienda nel 2008, quindi abbiamo un nuovo CEO dal 2008, Ramon Laguarte, ecco. Spagnolo. Indra è la persona che mi ha assunto in 3M, nei ranking mondiali è stata, scusami, in PepsiCo, nei ranking mondiali è stata sempre una delle numero due, tra la prima posizione e la seconda, delle donne più potenti al mondo nel business. È un personaggio visionario, incredibile, ma secondo io la prendo sempre come esempio incredibile di leadership al femminile. In questo momento di Me Too, in questo momento, soprattutto poi in America, come potrai immaginarti, lei è veramente un grande esempio, perché è sempre riuscita a bilanciare la capacità di essere leader assessuato, cioè un leader e basta, a prescindere che tu sia donna o meno, e poi nei momenti giusti far leva sul suo essere donna, che poteva essere l'essere madre, l'essere una donna con un certo tipo di sensibilità. Ti faccio un esempio per tutti bellissimo che lei cita spesso. Lei scriveva delle lettere ai genitori di alcuni executives. Per esempio ha scritto una lettera ai miei genitori, in cui di sua penna, in cui li ringraziava di avermi messo al mondo, dei valori che mi hanno dato, cioè, ed era una lettera ovviamente scritta da una madre a un'altra madre. A sorpresa, io non lo sapevo, mia madre mi ha chiamato, mi ha scritto piangendo. Pensa solo strategicamente alla fidelizzazione del leader quando scrive ai genitori e crea un rapporto con i genitori. Quando abbiamo fatto un grande evento di PepsiCo a Milano durante il Salone del Mobile, Indra è venuta, abbiamo fatto questo speech con tanti personaggi italiani, e i miei genitori sono venuti a vedere lo speech. Prima che si partisse, loro non avevano il physique du rôle dei designer, era chiaro che non appartenevano a quel gruppo, erano della comunità, e Indra per caso li incontra prima che io li potessi vedere e li presentassi, li riconosce immediatamente, e mia madre anche, mia madre e mio padre non parlano una parola d'inglese, però si vedono, mia madre si mette a piangere e poi si abbracciano e col body language comunicano. Ti racconto questa storia perché quella è il comportamento di una donna che si connette in modo empatico con, in quel caso, un'altra donna, ma in generale con me si è comportata da madre in tantissime situazioni. Quindi un leader incredibile, perché sapeva quando essere leader a prescindere dal genere e quando invece mettere dentro quella marcia lì. Dove è andata lei adesso che è uscita da PepsiCo? Guarda, adesso è in una sorta di pensione, ma Indra è uno di quei leader che non si fermerà mai, quindi era una per sapere dove andrai domani, capito? Perché anche Andrea Pontremoli, che è il CEO della Dallara, chiedeva dove andrai dopo, cosa vuoi fare dopo. Forse, non lo so, cioè... Ma guarda, qualcosa sul design dovresti fare. Io guarda, ogni volta che mi fanno quella domanda ho sempre la stessa risposta da anni ormai. Cioè, io sono malato di innovazione nella vita privata, nella vita professionale, devo continuare a fare, creare. E quindi per ora PepsiCo mi sta dando un'opportunità incredibile di sognare e di costruire. Quindi, dov'è il mio futuro? Dovunque abbia la possibilità ogni mattina di svegliarmi e essere contento perché continuo a cambiare, innovare, costruire, ho la piattaforma per poterlo fare, idealmente riuscendo a impattare più persone possibili. Quando mi attaccano, per esempio, abbiamo parlato di sostenibilità, attaccano PepsiCo, soprattutto quando l'attaccano dal punto di vista della sostenibilità, la mia risposta spesso è: ok, io con quello che sto facendo a livello di sostenibilità ho un impatto positivo sull'ambiente esponenzialmente superiore a praticamente qualsiasi startup sul pianeta. Quindi se vogliamo riuscire ad avere un impatto serio dal punto di vista della sostenibilità, magari entriamo in questa azienda e cerchiamo di cambiarle. Come da dentro. Come si fa? Chiederebbe un ragazzo della Bologna Business School in questo momento. Come si fa ad accedere ad una carriera
che consigli daresti per farlo? E poi ci salutiamo perché ti sto rubando tanto Ma tempo. Guarda, ci sono tante... Prima di tutto, io non ho raramente... Anzi, non ho mai mandato un curriculum, nel senso, il primo trucco secondo me è mettersi lì, cioè mettersi in gioco, cercare di connettersi con persone, andare a conferenze, adesso con i social media, condividere il proprio punto di vista, la propria creatività, cioè fatti notare, connettiti con le persone, è un processo estremamente efficiente, inefficiente, ma estremamente divertente, sai, quella passione. E prima o poi qualcosa accadrà. Quindi...